Tiziana, maestra diplomata magistrale di ruolo. Che tipo di contratto hai attualmente? Sei stata assunta dopo quanti anni di precariato? Illustraci un po' la situazione. Allora, io ho iniziato nel 2003 a fare le supplenze fino praticamente all'anno scorso quando ho fatto il mio anno di prova e da quest'anno sono entrata in ruolo ufficialmente. Quindi ho attualmente un contratto a tempo indeterminato, però con riserva. L'anno di prova in cosa consiste? L'anno di prova consiste, vabbè, in un anno praticamente identico agli altri, però nello stesso tempo c'è un corso di formazione obbligatorio da fare e a seguito di questo corso di formazione c'è poi una tesina da presentare e da esporre al dirigente scolastico e al comitato di valutazione. Quindi superato questo saresti tranquilla se non ci fosse stata la sentenza della donanza plenaria e finché il governo non trova una soluzione. Sì. Cosa potrebbe succedere? Ma potrebbe succedere innanzitutto che appunto il mio anno di prova, nonché il titolo, non valga più e di conseguenza tutti gli anni che ho fatto fino adesso dedicati all'insegnamento sarebbero andati in fumo. Mi ritroverei senza un lavoro dall'oggi al domani e sostanzialmente questo, nel senso tutto quello che ho fatto e ho dedicato in questi anni a questo lavoro, perché ci credevo, formazioni comunque extra al di là di quello che veniva chiesto dalla scuola, sarebbero stati poi vanificati e non servirebbe più nulla. Immagino anche per gli alunni, per la qualità in generale della scuola ci possono essere dei peggioramenti. Ma sicuramente sì, innanzitutto perché comunque non ci sarebbe più una figura sempre presente con loro e una continuità scolastica come insegnante. Si tornerebbe appunto ad avere insegnanti che dall'oggi al domani si assentano, devono essere coperti, magari anche periodi vuoti perché i dirigenti non chiamano immediatamente le supplenze. Quindi verrebbe a risentire proprio tutto il sistema, ma in primis proprio i bambini. Si è sempre parlato dell'importanza della continuità, di avere una figura per loro certa e stabile, e in questo modo ovviamente verrebbe vanificato tutto questo discorso. Ultima cosa, come continueranno le proteste? C'è uno sciopero? Allora, sì, personalmente sicuramente sì, ho aderito già a quello dell'8 di gennaio, nonostante non fosse stato appoggiato da tutti i sindacalisti, tra cui anche il mio sindacato. Io credo che queste lotte debbano essere assolutamente appoggiate da tutti i lavoratori, soprattutto noi insegnanti adesso, senza vedere in realtà quale sindacato appoggia o non appoggia. Io con altre colleghe ho anche dato, diciamo, nascita a Como ad un coordinamento, proprio perché dall'8 gennaio abbiamo visto smuoversi milioni di persone come noi e in pochissimo tempo, grazie a Facebook, grazie a contatti WhatsApp, siamo riusciti ad avere il contatto di più coordinamenti. E crediamo che questa lotta deve essere principalmente sentita da tutti noi lavoratori e sosteniamo fortemente questa cosa e soprattutto appunto che debba essere un qualcosa di sentito da noi lavoratori indipendentemente da quelle che possono essere le bandiere politiche sindacaliste. Deve essere una nostra lotta perché io ho sempre detto che i sindacati per carità ci devono appoggiare, ma è anche giusto capire che loro in teoria devono lavorare per noi e non noi fare quello che loro ci dicono. E in questo caso, a maggior ragione, dobbiamo metterci in chiaro che è una lotta assolutamente da fare perché c'è stata la lesione di un diritto. Purtroppo forse in alcune situazioni l'argomento è un po' stato, come dire, sminuito o deviato su altre argomentazioni, facendo cadere noi, tra virgolette, nella parte del ridicolo, come se chiedessimo di dover continuare a lavorare senza avere un titolo in realtà sufficiente. Io dico che assolutamente non è così, il nostro titolo è stato più volte riconosciuto abilitante e proprio per questo, proprio per quel titolo è abilitante ed è comunque un diritto, dobbiamo batterci e farlo sapere a chiunque, di non sminuire quello che noi abbiamo, perché comunque sì. Ok, ciao Maria. Ciao.
sei maestra non di ruolo? Sì. Ok, e che contratto hai adesso e da quanti anni lavori? Io attualmente ho un contratto a tempo determinato fino al 30 di giugno e lavoro per la scuola dal 2012. E svolgi gli stessi compiti dei tuoi colleghi che sono di ruolo? Sì, fondamentalmente sì, anche se comunque sì, sono in carico su sostegno, però diciamo fondamentalmente si svolgono le stesse cose. Sì. Invece per quanto riguarda i vostri diritti, tipo giorni di permesso, ferie, hai gli stessi diritti dei tuoi colleghi di ruolo? Allora, sulle permessi ferie no, perché comunque per noi precari ci sono altre situazioni, altre dinamiche che sono diverse da quelle dei colleghi di ruolo. Ad esempio, se io devo chiedere comunque un giorno di permesso, molte volte mi viene concesso il permesso non retribuito, quindi con poi una serie anche di conseguenze per prendere questo tipo di permesso, quindi insomma c'è un po' più di problemi su questo aspetto. Quindi cambierebbe molto la tua vita, ovviamente. Sì, con ruolo sì, sicuramente. Anche per i alunni. Sì, quello sì. Che cosa potrebbe quindi succedere adesso anche a voi con la sentenza della durata minimale? Potrebbe succedere comunque che ritorneremo tutti in seconda fascia, quindi alla fine se magari chi ha un punteggio un po' più basso, stando in prima fascia o con incarico da provveditorato, riesce comunque ad avere anche incarico il 30 di giugno, così si possono prendere anche supplenze più brevi, oltre poi diciamo ad avere un'aspettativa sempre più lunga del ruolo, perché poi cioè, è normale, retrocedendo in seconda fascia non si riesce neanche più ad avere la possibilità di entrare di ruolo se non a mezzo del concorso, e quindi cioè, diventa anche più problematico per noi, e quindi anche magari molta gente che ad esempio sperava attraverso l'incarico anche da provveditorato di avvicinarsi anche a casa. Ad esempio io mi trovo in una situazione che abito molto lontano rispetto al mio posto di lavoro, perché con l'aggiornamento delle graduatorie non ho avuto la possibilità, essendo anche in prima fascia, di poter cambiare le scuole, quindi di potermi avvicinare nel posto dove abito, e quindi di conseguenza devo fare levatacce ogni mattina, cioè con tutte queste cose che per carità si fanno volentieri quando si lavora, però cioè comunque insomma avere un posto anche vicino casa non sarebbe... Quindi come continueranno le proteste? Tu aderirai? Sì, aderirò allo sciopero del 23, e così come la collega di prima, anch'io ho aderito allo sciopero dell'8 aderirò anche a tutte le altre manifestazioni che ci saranno, anche eventuali altri scioperi che verranno indetti.